Ciao, ultima recensione per il momento a tema Frozen 2 ed è Kristoff o Christoph. Lui non è una bambola singing, la scatola è un po' diversa, quindi è tipo, vabbè, c'ha sempre dietro la foresta, qua ai lati ha sempre gli alberi, qua però come potete vedere c'è l'artwork di Kristoff e Sven. Dietro sempre, ah no, è un po' diverso. Aspettate. Sì, è simile. Però vedete, qui è più, si vede più rosso perché c'è il rosso della foresta che non si capisce cosa voglia dire. Qua invece si vede un po' meno. Come se fosse stato tagliato. Qua per esempio appunto si vede di più il fiume, le montagne, il cielo, insomma è sempre, vabbè, un po' così, però qua From the Movie Disney Frozen 2, solite cose, questo l'ho pagato 16,90 euro e From the Movie Disney Frozen 2 Kristoff. Ok. Qua c'è, vabbè, il solito logo nuovo della Disney Store, Shop Disney, che dir si voglia. Ok, adesso stoppo, lo tolgo dalla scatola e poi sono di nuovo da voi. Vorrei farvi vedere anche il retro di Kristoff. Vabbè, qua c'ha i soliti pincettini che li ho già rimossi, però qui c'era dello scotch. Qui ci sono questi che fortunatamente sono quelli di plastica, che io avevo trovato per la prima volta, credo nella bambola della bestia. Quindi bravi, bravi, bravi. Ecco qua Kristoff o Christoph. I capelli sono sempre dorati, perché li fanno dorati? Io non capisco. Vabbè, la faccia è sempre quella lì, sempre quella un po' seria, che secondo me dovrebbero cambiargliela perché Kristoff non è così. Le lentiggini secondo me sono anche troppo vistose, ma vabbè. Qua le hanno fatto troppo rosso, qua intorno. Oh, così. Gli occhi ce li ha castani, le sopracciglia castane e gli occhi guardano di lato. Come dico, secondo me dovevano fargli un attimo di sorriso, perché insomma. Poi ecco una cosa negativa che ho detto, magari sapete, è il primo che fanno di una nuova serie, di un nuovo film, me lo fanno con il vestito fatto bene, tutto, cioè di vari pezzi, e invece no, è un unico pezzo, come si può vedere da qui. Vedete? È un unico pezzo, come insomma, nelle ultime versioni che avevano fatto di Kristoff del film, insomma, del film precedente. Carino per quello, però, come dico, secondo me avrebbero dovuto fare la maglia, cioè la t-shirt, non la t-shirt, sì, insomma, la maglia sotto. E poi il maglioncino sopra separato, ma vabbè. Non ha i guanti, muove le braccia così, non ha il clic-clac come Anna. Ah, e anche Elsa non aveva il braccio che faceva clic-clac, diciamo quello che si muove. Qui ha il solito, praticamente la cosa è uguale identica come c'era prima, tranne che cambia colore. Se non sbaglio l'altra era più chiara e poi anche la cintura è un po' diversa, ha questi pattern molto belli e anche qui. Questa devo dire che l'hanno fatta bene. E poi ha quest'orlo così con diciamo lo spacco messo laterale. Poi ha questi pantaloni qua, sono tipo pile. Probabilmente lì saranno in lana cotta, feltro, non lo so. E poi c'ho i soliti stivali che però mi sembrano più scuri del solito. Sì. Con questo disegno bianco
bianco, bianco grigio, bianco sporco qua davanti, con questa finta pelliccia qua intorno. I piedi, aspettate che guardo come sono i piedi. Ah, i piedi sono così, vabbè, piatti ovviamente di gomma, fatti così. Dai, sono fatti anche abbastanza bene. Sì, io rimango un po' perplessa perché avrebbero potuto farlo un po' meglio, ma vabbè, dai, accontentiamoci. È carino, dai, non è fatto così male. Ok, vabbè. Recensione cortissima. Aspettate che vi faccio vedere anche la borsa che avevo preso dove poi ho messo queste bambole, che è questa qua del Re Leone, live action. Così, qua c'è l'iconica scena con Simba, Pumba e Timon. Con il tramonto, The Lion King, carina. Ecco, pagata quant'è che era? No, non c'è scritto 3 euro, mi sembra che costino queste qua. Qua c'è questo pattern così con l'immagine di Simba, quella che disegna Rafiki. Vabbè, ok, vabbè, oh. La recensione finisce qui. Alla prossima. Ciao ciao.